Grazie, buongiorno. Come ha detto il dottor Federotti, oggi andiamo a rinnovare questo protocollo per la quinta volta con soggetti che già partecipavano ai precedenti protocolli, ma anche con nuovi sottoscrittori. E quindi diciamo la volontà di mettere a sistema cresce e crediamo che questo possa essere anche una modalità di riuscire a mettere a fattor comune le competenze, le notizie, i dati, le esperienze, le sensibilità dei diversi Canova, il consorzio dei comuni pari di Giammoena, rappresentato anch'esso, l'azienda provinciale per i servizi sanitari, il dottor Ferro, anche i soggetti partecipatari, il questore di Trento, il dottor Improta, il comando. Andiamo a mettere a fattor comune i maggiori. Anche l'assessore Tonina, avete visto anche dalle notizie di stampa delle ultime settimane, si stanno via via formando. Grazie, in successione darei la parola prima di tutto al commissario Filippo Santarelli, poi sentire il procuratore. La sottoscrizione, rinnovo meglio, di questo protocollo d'intesa nato, come è stato detto, nel 2012, che quindi da più di 10 anni costituisce un elemento importante per il monitoraggio e il contrasto, di allargare la propria sfera, le proprie competenze, in modo da garantire alle donne e ai figli, che anch'essi spesso sono vittime di violenza assistita, apprezzamento. Anche il codice rosso, il seguire, il fornire risposte alle donne per garantire loro un adeguato. Andando oltre il nostro ruolo, che è quello di repressione, ma possiamo andare nella prevenzione grazie a una provincia virtuosa, a un commissariato del governo altrettanto efficiente, un centro che si chiamava Mara, e che valutava gli indici di rischio più immediati e concreti per le donne residenti nella provincia di Trento. Poi i protocolli e la sinergia della collaborazione tra la Procura di Trento e la Procura di Rovereto. Ma la nostra posizione sarà quella di lavorare valutazioni per fare il nuovo progetto dell'ufficio, che è un compito che il procuratore deve fare entro 6 mesi da quando ha preso possesso. È così forte e importante, così forte da far sì che non solo nel mio compito di coordinamento dell'ufficio io mi occuperò in prima fila di questo, ma non sempre sono consce e non sempre sono pronta ad arrivare sostanzialmente a capire dal mio punto di vista, quindi ringrazio anche, diciamo così, il bando finanziato dalla provincia, la collaborazione con il comune che ha voluto in tempi, insomma, relativamente brevi dare gli spazi. Ma solo nell'integrazione si possano eventualmente trovare delle risposte. E il protocollo che noi oggi andremo a sottoscrivere parta al 9° posto. Per darvi un indicatore, la Germania è al 6°, la Spagna è al 18°. Nel 2021 e 2022 eravamo al 63° posto. Le disparità di istruzione, disparità di opportunità sulla matrice che genera. Sicuramente l'università, con le sue competenze, con le sue conoscenze, con le sue attività di ricerca, con i suoi studi, può contribuire, può dare un contributo a tutte quelle istituzioni, deve e sta svolgendo, devo dire, in questo contesto, che è conseguenza diretta ed inevitabile del fatto che attraverso di noi, da chi sta soffrendo la violenza, l'aggressione, il maltrattamento, la violenza assistita, perché si riesce a setacciare il vero, il falso, il verosimile, la cattiveria, la violenza per soccorrere l'infartuato o il grave traumatizzato. Poi dopodiché arrivano i medici, gli internisti, le analisi sono fatte, tutto più semplice. Non solo di genere da quando siamo nati, da sempre. Quindi vuol dire che tutto parte purtroppo con l'intervento dei nostri operatori, consentitemi il termine, perché oggi, diciamo, da soli uno di noi poco farebbe. È un consesso questo che non è solo un momento formale di firma di un protocollo, non è un punto di partenza, cioè di questo fenomeno assolutamente allarmante, uno dei più odiosi che noi osserviamo nel nostro tempo, perché noi crediamo che questo sia come di cultura popolare e di quotidianità, che proprio nella concretezza. Le sperimentazioni che abbiamo fatto finora in Fondazione Bruno Tesla sono andate
nell'ottica del contrasto delle situazioni più emergenziali, però abbiamo all'interno del nostro centro anche delle competenze spendibili sul fronte della prevenzione e in questa occasione vogliamo appunto offrire il nostro contributo. Vorrei per primo il questore, il presidente, la firma. Pedrotti. Sommerso non è stato destinato, no, sono aumentate le denunce.